se mai troveremo. Ah no, Breakfast Restaurant, da qua. Chissà se mai riusciremo a trovare la strada per arrivare a fare colazione. Comunque, dovevo dirvi una cosa: che praticamente, per nostra sfortuna, tutti i giorni che rimaniamo su PP Island, il tempo è brutto. Perché il sole esce da lunedì prossimo. Tutta questa settimana, quasi tutto questo mese è stato brutto il tempo. Dato che dicembre e gennaio sono i mesi migliori in cui visitarla, non so perché. È il brutto adesso il tempo, forse perché siamo noi. Vabbè, speriamo che si schiarisca almeno un po'. Le classiche piogge che fanno qua, che l'acqua è sottilissima, diciamo, le gocce sono sottilissime, piove per un po' e poi finisce, quindi niente di preoccupante, si può anche rimanere al mare. Adesso stiamo andando a fare colazione e dopo dovremo andare a prendere il traghetto per Tonsai-Pierre. In tutto questo mi sono portato lo stabilizzatore per la GoPro appresso, però le batterie non le ho messe a caricare e si sono scaricate. Ecco, giustamente. Abbiamo fatto colazione, adesso stiamo andando all'altra parte dell'isola dove c'è l'attracco dei traghetti per andare a Tonsai, la cittadina che avete visto prima, l'unica cittadina sull'isola tra l'altro. Guardate il mare intanto come si è ritirato a causa della marea, cioè, e arrivava fino qua, arrivava qua dove sto indicando, è arrivato là dietro, cioè si è tirato indietro di almeno 20 metri abbondanti. Mo, mi dispiace soltanto che il tempo sia quello che è, come ho detto prima, perché se fosse stato celeste il mare si sarebbe visto ancora più verde, ancora più azzurro, ancora più bello. Comunque il posto rimane spettacolare, cioè a morte, è proprio bello, eh. Raga, sono ufficialmente diventato un marinaio perché il pilota di questa barca, con il signore che sta dietro, mi ha lanciato questa corda che sta qua messa e io ho attaccato la nave al rimorchio qua al porto, quindi sono un marinaio nato, diglielo. È bugia perché la stavo facendo da sotto la corda. È bugia, l'ho messa benissimo. Se la nave si mantiene è soltanto grazie a me. Da sotto che devi mettere, che schifo. Quindi da adesso fare il marinaio. Falsissimo, sono bravissimo. Buono. Ma che ti insegno a marinare? Io potrei insegnare. Con la cipolla. Adesso credo che facciamo una mazzinina, cioè ci andiamo a fare un giro e cosa dobbiamo fare? Dovremmo andare credo al punto di osservazione, un punto alto dove si riesce a vedere abbastanza l'isola, credo. O comunque non lo so, ci stiamo qua, giriamo, al massimo pranziamo e poi ci ritorniamo al resort e ci andiamo al mare. Ma raga, devo fare la pipì. È normale, siamo a PP Island. Stiamo cercando di raggiungere il punto d'osservazione. L'unica cosa è che seguiamo un cartello, poi ci perdiamo, ce ne troviamo un altro che ce lo indica dalla parte opposta, ovvero da quella in cui stavamo, diciamo, andando, alla stessa distanza, sempre 3 km e mezzo. Penso che siamo riusciti a trovare la strada giusta. E guardate, è leggermente in alto, si sale giusto un po'. Forse l'abbiamo trovata. Se sono così 3,5 km, li facciamo in un niente. Le soddisfazioni della vita. Soltanto altri 2 km. Soltanto. Però da lì dietro gli alberi, ovviamente, poi con la GoPro qua non lo riuscite a vedere, si intravede già un bellissimo panorama di mare. Comunque, più che PP Island, io l'avrei chiamata Cat Island. Praticamente ci sono gatti ovunque. Ce ne sono davvero un sacco, ce ne sono. Cioè, tipo quella che sta camminando davanti. Non è una persona, è un gatto a forma di persona. Oh, e si chiama Chukutsu. Sono almeno mezz'ora che stiamo salendo questa strada in sterrato. Si sentono versi di animali ovunque, perché siamo proprio immersi nel cuore della giungla. Tipo, una scimmia! Su quell'albero sta una scimmia. Ecco, allora forse questo era il rumore che sentivamo prima dietro di noi, una scimmia. C'è una scimmietta sull'albero. C'è scimmietta, non una scimmiazia. C'era un gruppo di scimmiette sugli alberi. C'è scimmiette, erano proprio scimmie grosse. Adesso abbiamo raggiunto i ragazzi che stavano davanti a noi. Così, meglio in compagnia che da soli. Finalmente siamo arrivati.
viewpoint, dal punto d'osservazione, abbiamo appena scoperto una cosa bellissima. Praticamente c'erano diverse strade per arrivare sopra e noi abbiamo scelto la più lunga, ma soprattutto la più difficile delle altre, perché l'altra strada che stava era praticamente così, cioè col vialetto in salita così e stop. Vabbè, noi però sì, per compensare la palestra abbiamo scelto quella, perché poi siamo passati pure in mezzo alle scimmie, quindi bellezza. Adesso credo che una volta scesi giù ce ne andiamo dritti dritti a mangiare, perché siamo stancati abbastanza. Raga, siamo tornati nello stesso posto di ieri, perché è stato buonissimo ieri, allora abbiamo deciso di tornare a Mango Garden, se non sbaglio si chiama. Abbiamo ordinato praticamente le stesse cose di ieri, cambiato soltanto l'imbiattamento. Siamo finalmente arrivati al resort, dopo un sacco di tempo, sono le 5:10, sono... siamo senza fare niente da praticamente l'1 e un quarto, quindi dopo un bel po' di ore siamo arrivati finalmente. Siamo abbastanza viola, sì, colorati. Volevamo andare al mare, però è abbastanza incazzato il mare. Sì, siamo avanti. Poi andiamo in piscina a starci un po'. Stavo pensando, però domani non riuscirò a pubblicare tanti Snapchat o parlare molto, perché stare in mare. Sì, staremo in mare aperto. E dovremmo andare a fare, diciamo, delle escursioni a delle isole vicine, dei punti, dei posti. Quindi non so, vediamo di equipaggiarci al meglio. Non la fanno. Stiamo cercando di fare il prima possibile ad arrivare alla nostra casa, anche se non sappiamo minimamente dov'è, perché ci dobbiamo mettere il costume e dobbiamo andare al mare. E poi che andiamo a mangiare, non lo so, comunque adesso ce ne va. Siamo in testa. Brava, lei l'ha perso perché stava a fare la cretina e l'ha perso invece. No, è volato perché l'ho messo sul mio petto. È l'adesivo che ti danno quelli del traghetto per farti arrivare qua, quindi niente di che cosa. Sì, vabbè. Comunque, vi dovevo dire, la sera qui escono un sacco, ma davvero tante rane. Ieri trovavamo pure due o tre spiaccicate a terra dalla macchina che accompagna le persone ai punti più lontani. Ce l'abbiamo riuscito, stiamo andando adesso in piscina o al mare. Non so dove di preciso, però da una di queste due parti pezzettissime. Poi però dobbiamo ritornare in camera, cambiarci, lavarci, ritornare lì a mangiare, ritornare lì a dormire. In brace, solo per andare e tornare se ne va almeno un'ora e un sacco di calorie e di grasso bruciato. Comunque, nel caso in cui incontriamo rane, ve lo faccio sapere. Raga, nel mare non c'è più nessuno e ci sono delle belle onde alte. Qui nella piscina, che è bellissima, non c'è nessuno, l'acqua è ghiacciata e c'è un ventaccio fortissimo, quindi non è che sarebbe proprio il top, se no ci freghiamo alla grandissima. Adesso qui c'è il mare di fronte praticamente, e qui c'è una spiaggetta privata piccolina. Possiamo provare qui a tuffarci, ma se non fa abbastanza freddo. Tra l'altro la GoPro si sta quasi spegnendo. Ah, di lusso proprio. Come avevo previsto, siamo tornati in camera perché si è alzato ancora di più il vento, tutto il resto, quindi domani il bagno si fa per forza, anche perché domani mattina ce lo faremo per forza. Ci fanno male leggermente i piedi, per a furia di salire e scendere oggi, salire e scendere. E dobbiamo fare un'altra andata e tornata in camera. Ma è un suicidio. Adesso stiamo sistemandoci, non chiudere che poi non entra la luce. Ci stiamo sistemando per poi andare a mangiare e finalmente tornare in camera e morire, anche perché domani mattina la sveglia è abbastanza presto. Stiamo facendo un piccolo spuntino. Le patatine che abbiamo comprato oggi pomeriggio ce le stiamo mangiando adesso. Tra l'altro in queste patatine c'era anche il ketchup. E quindi una cosa bellissima. Quindi adesso finiamo di mangiare e poi forse andiamo a cenare. Raga, siamo tornati nello stesso posto di ieri perché abbiamo camminato fino alla fine della spiaggia quasi, però non abbiamo trovato niente. Allora domani mattina vediamo meglio. E adesso ordiniamo e mangiamo qui. Stesso tavolo di ieri, tra l'altro, questo qua. Finalmente siamo in hotel. Indovinate come siamo venuti? Con la macchina? No, a piedi. Perché la macchina partiva, era appena partita, parte ogni mezz'ora. Quindi tra un'altra mezz'ora. Che ore sono? Vabbè raga, ci vediamo domani mattina. Domani mattina non so se riuscirò a parlare molto, perché però penso che vedrete abbastanza, soprattutto se il tempo ce lo permette, perché dobbiamo fare diverse escursioni in diversi posti. E niente, ci vediamo domani. Buonanotte.